Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. Andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Prendo circa metà della mia pasta frolla. A me piace sempre partire dalla mia classica base di pasta frolla e poi aggiungere gli ingredienti che voglio. In questo caso vado ad aggiungere 2 cucchiaini di cacao amaro. E amalgamo il tutto. In questo modo la pasta frolla, se è troppo dura, si ammorbidirà nuovamente. Se volete, in realtà il cacao può essere messo anche durante la lavorazione stessa della frolla. Con l'aiuto di un po' di farina vado a stendere la pasta frolla. Con l'aiuto di uno stampino della dimensione di 4,5 cm vado a realizzare le mie forme. Con un beccuccio mi aiuterò per formare il cerchio interno sulla metà di questi. Su quelli che ho bucato andrò ad aggiungere delle stelline di zucchero. Con queste dosi vi usciranno davvero tanti biscotti, all'incirca una trentina. Io li vado a passare nel congelatore per mezz'ora, così da far ben compattare la pasta frolla e non deformarsi in cottura. Quindi li andrò a cuocere a 180 gradi per circa 10-12 minuti, non tantissimo perché sono comunque sottili. Ed ecco i nostri
nostri biscottini appena sfornati. Li facciamo raffreddare adesso un po' prima di continuare con la farcitura. Li andremo ora a farcire con una crema di nocciole o in alternativa anche una crema pasticcera o semplicemente una marmellata di vostro gusto. Ed ecco i nostri biscottini farciti pronti per essere offerti. Come sempre, se l'idea vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, 'Aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale. E lavoriamo il tutto. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Mentre la pasta frolla riposa, andiamo a preparare il vetro, ovvero delle caramelle dure che devono essere sminuzzate in vari gusti. Con l'aiuto della carta forno li andremo a sminuzzare. Sempre con l'aiuto della carta forno e del mattarello vado a stendere la pasta frolla. Stendiamo la frolla non troppo sottile. Vado a realizzare i miei biscotti con uno stampo. Io utilizzo questo a stella, ma va benissimo anche un semplice cerchio o la forma che voi preferite.
questa misura 8 cm di diametro. All'interno di ogni stella vado a realizzare un cerchio. Vado a disporre ogni biscotto su una leccarda rivestita da carta forno. Al centro di ogni biscotto vado ad inserire il caramello sbriciolato. Caramello di colore diverso produrrà un vetro di colore diverso. E proseguiamo così per tutti i biscotti. Con queste dosi dovreste ottenere all'incirca 20 biscotti. Ovviamente il numero dipende molto anche dal diametro con cui formate i vostri biscotti. Se volete realizzare anche dei buchi, andremo ad utilizzare un semplice stecchino. E andiamo adesso ad infornare il tutto a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco i nostri biscotti di vetro appena sfornati. Andiamo a togliere lo stecco. Fateli raffreddare bene prima di toglierli dalla teglia, così che anche la caramella si solidifichi perfettamente. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie! Se volete rendere più golosi i vostri biscotti, fondete 50 g di cioccolato, questo è cioccolato fondente, e rivestitene una parte, o anche potete utilizzare della semplice glassa.